per andare più veloce a fare questo lavoro, grattugia verticale, si appoggia, si gira, si fa cadere. E così in un attimo sono fatti. Guarda che bello, guarda che colore, insomma, quanto sono belli sti gnocchi. Gli gnocchi sono veramente amati da tutti, piccini, grandi e anziani. Nessuna persona può resistere a quel fascino che ha lo gnocco. Per oggi li vediamo in una veste un po' diversa, ossia con all'interno l'aglio orsino, un aglio particolare che cresce spontaneamente solo in alcune zone. Noi lo abbiamo recuperato in Svizzera. Si presenta così. Ma la caratteristica fondamentale dell'aglio è il profumo che ha, perché quando vai a cercarlo in giro nelle valli, vicino ai fiumi, insomma, dove cresce l'aglio orsino, sentirai un profumo di aglio pazzesco che ti inebrierà, perché veramente troverai tipo campi immensi di aglio orsino che emanano un profumo veramente pazzesco. Ciao, io sono lo chef Davide Maffioli di Consigli di Cucina Vegan.com. Sigla! La caratteristica di questi gnocchi, aggiungendo l'aglio orsino all'interno, è che diventeranno tendenzialmente particolarmente verdi, senza mettere nessun tipo di colorante. Semplicemente una tritata a coltello e vediamo che la nostra patata si trasforma completamente. Prima di andare a vedere la ricetta, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, clicca la campanella e se vuoi c'è anche il gruppo Telegram per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che sto combinando in cucina. Partiamo con la ricetta. Iniziamo a far bollire le nostre patate in acqua abbondante, salata, per circa 30-40 minuti. Bene, una volta lavato il nostro aglio orsino, adesso lo andiamo a tritare a coltello. Più lo tritiamo fine e più rilascerà colore e sapore. Per andare a schiacciare velocemente le patate, semplicemente metto la patata con la buccia lessata all'interno del mio schiacciapatate e le schiaccio. Facile facile. Se la patata è un po' grande puoi anche dividerla a metà, per praticità lasci la buccia sopra e metti la parte che devi schiacciare sotto. Ecco qua. Adesso qui aggiungo il mio aglio orsino tritato, aggiungo il sale, inizio a muovere all'interno l'aglio orsino. Mamma che profumo adesso! Vediamo che in un attimo adesso si va a colorare già. Ma che roba, già quanto verde che sta già lasciando praticamente. Perfetto. E adesso aggiungo la farina. Lavoro il composto fino a che la farina non è completamente assorbita. Pulisco bene i bordi della bacinella. Bene, l'impasto dei nostri gnocchi all'aglio orsino è pronto. Adesso lo andiamo a tirare. Un pochino di farina. Inizio a arrollare a fianco. Perfetto, allora adesso faccio il mio bel cilindro, cerco di dargli uno stesso spessore, questa è sempre una cosa importante. È bellissimo veramente lavorare l'impasto dell'aglio orsino, perché veramente il profumo che ti lascia è senza pari. Proprio entra nel naso in una maniera prepotente, diciamo. Una volta che hai fatto i cilindri, qui utilizza, al posto che la farina di grano tenero, la farina di riso, ok? O la semola di grano duro, vedi tu. In questo modo
il nostro gnocco non si andrà a appiccicare insieme agli altri che vai a tagliare. Adesso semplicemente li taglio circa un centimetro. Ok, li sposto e dopodiché li vado a passare sulla graticola. Quando li abbiamo qui così, un pochino di farina di riso ancora sopra, in questo modo si vanno a spolverare bene con tutta la farina di riso. Il concetto è non avere parti appiccicose. Adesso gnocco bello infarinato con la farina di riso, lo vado a passare col dito in modo da dargli questa piccola trama. Per andare più veloce a fare questo lavoro, grattugia verticale, si appoggia, si gira, si fa cadere. E così in un attimo sono fatti. Una cosa importantissima che si fa prima di andare a cuocere gli gnocchi, avendo tanta farina intorno per l'appunto per non farli appiccicare, si vanno a sbattere. Quindi anche semplicemente così, una volta presi, poi si toglie la farina in eccesso e poi si buttano solo con tutta la farina tolta, ok? Perché sennò poi fa la colla all'interno dell'acqua ed è un casino. Acqua che bolle, andiamo a mettere i nostri gnocchi. Cosa importantissima, ricordati di non mettere troppi gnocchi, perché se ne metti troppi si appiccicano tutti insieme. Diciamo, guarda che bello, guarda che colore, quanto sono belli sti gnocchi. Quando vengono a galla sono pronti, come qualsiasi altro gnocco. Una nota importante per l'aglio orsino. L'aglio orsino può essere consumato sia crudo e sia cotto. Naturalmente ha due gusti completamente diversi. Ossia, crudo è molto fresco, è molto pungente, quasi ha una nota leggermente piccantina. Diciamo che non può passare inosservato in un piatto se abbiamo messo dell'aglio orsino crudo. Mentre cotto si trasforma un pochino, perde la parte molto pungente, rimane comunque la nota fresca, per un po' anche mantiene un buon colore verde, però diciamo che andiamo a perdere il suo profumo massimo, ecco, mettiamola così. Infatti gli gnocchi li condisco semplicemente con un filo d'olio extravergine, un pochino di sale e un po' di parmigiano vegano. Basta. Questo perché? Perché veramente voglio andare a esaltare quello che abbiamo messo dentro, ossia il nostro aglio orsino. Gnocchi sono pronti, sono a galla. Guarda che belli, li andiamo a spostare. In questo caso li butto direttamente all'interno della pentola con l'olio. Olio extra, un pochino di sale. Faccio rosolare un pochino con la fiamma viva. Poi è importante mettere anche un pochino d'olio perché così non si appiccicano insieme, perché l'olio proprio va a tenere separato poi lo gnocco. E adesso che abbiamo finito di rosolare, li andiamo a impiattare. Bellissimi piattino, gnocchetti. Eccoli qua. Andiamo a finire con un pochino di parmigiano vegano. E ci siamo, i nostri gnocchi e l'aglio orsino sono buonissimi semplicemente così da andare a degustare. Bene, anche per oggi questa ricetta volge al termine. Naturalmente l'unica complicazione degli gnocchi all'aglio orsino è trovare l'aglio orsino, ma sicuramente vicino a casa tua ci sarà un piccolo posto dove poter andare a cercare l'aglio orsino, che è sempre qualcosa di straordinario. Ti ringrazio di essere stato qui con me, ci vediamo al prossimo video, ciao! Credo che tutti abbiamo questo problema con gli gnocchi. Gli gnocchi li vai a cucinare, cucini 500 g di patate, ci metti 150 g di farina, quindi è tutto carboidrato, eppure questa porzione basta veramente per due persone e praticamente hai lì 650 g di carboidrati. Ma com'è possibile?
Com'è possibile? Se lo sai, scrivilo sotto nei commenti che voglio saperlo.